Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nato e cresciuto a Napoli, nei quartieri spagnoli, si diplomò giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre discipline musicali, esibendosi in seguito in vari teatri italiani, come la Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna ed Esteri. Già nel 1971 fu tra i creatori della prima scuola italiana di danza moderna, 1. In seguito passò in televisione, diventando il primo ballerino di famose trasmissioni. Accanto a Raffaella Carrà nel 1971 ballò il famoso Tuca Tuca. Lavorò anche all'estero, Grecia, Germania, Paesi Bassi e Argentina, ottenendo anche una candidatura al prestigioso premio televisivo della Rosa d'Oro di Montreux nel 1978. Carmen Russo ha partecipato recentemente al Grande Fratello VIP, supportando la distanza dal marito e dai suoi cari. Ma ancora di più è stata la sofferenza che Enzo ha dichiarato nelle settimane durante le quali la moglie era lontana. In quel momento si sono diffuse le voci riguardo la crisi matrimoniale, ed entrambi hanno però dichiarato di amarsi immensamente. Enzo in particolare ha sofferto tantissimo e ha detto di aver passato un periodo molto triste e buio, senza la moglie al suo fianco. I due si sono sposati nel 1987 e non si sono mai allontanati per così tanto tempo. Il ballerino ama condividere le foto e i contenuti con la moglie su Instagram, ma questa volta è stato diverso. Enzo Turchi ha postato su Instagram una foto in cui appare in compagnia di due teneri cuccioli, molto grandi. È risaputo che la coppia Turchi ami follemente gli animali, i cani in particolare. Infatti nella foto l'uomo è con due cani, li abbraccia e loro si fanno coccolare. Il profilo che ha condiviso la foto è quello di Carmen. La donna ha scritto: "Oggi a Rai 2 vi aspetto". Enzo Paolo si racconta come gli è cambiata la vita, padre di Maria.